Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei nostri tesori. Oggi siamo qui per parlare dell'area del periodo medievale che profondamente interessò l'intera area del santuario di Monte Sant'Angelo. Quest'area fu abbandonata nelle antica come dimostrato dagli scavi effettuati nell'Ottocento, ma per l'intera età medievale e per l'inizio dell'età moderna quest'area fu riutilizzata sia a scopo religioso che a scopo residenziale. All'Alto Medioevo infatti risale la costruzione di un monastero benedettino intitolato a San Michele Arcangelo, che testimonia per l'appunto il riutilizzo civile, residenziale e religioso di quest'area e che sorgeva nella zona del Piccolo Tempio. Ora ci troviamo all'interno della chiesa situata nel complesso monastico. Come potete vedere sono visibili dei labili resti degli antichi affreschi. Sulla volta era presente il volto di Cristo, nelle pareti laterali probabilmente erano rappresentate delle scene della trasfigurazione e dell'ascensione. Alle mie spalle invece, nella zona centrale dove anticamente era localizzato l'altare, era rappresentata la Madonna con in braccio il bambino e lateralmente gli arcangeli Gabriele e Michele. O terra erga homines, tam bonae voluntatis, agimus tibi gratiam, laudem habeas et gloriam. Densis in tenebris, terra fidelis, cum feravere homines arva tua terra fidelis atamen prevere terra fidelis uberi agimus tibi gratiam, laudem habeas et gloriam. Agimus gratiam, terra fidelis, quae prolem tuam babis di satis tuis, terra fidelis. dinosauri che hanno portato alla luce dei nuovi ambienti a vari livelli. Qui possiamo vedere dei resti di due macine e delle vasche laterali. Nelle zone a ovest e a nord della chiesa invece sono stati ritrovati delle nuove aule, dei nuovi ambienti con dei pilastri centrali e anche degli ambienti di servizio, tra cui la più importante è una cisterna a base pentagonale che si trova ad un livello inferiore. Le mura difensive sorgevano invece nel campo trincerato e hanno origine intorno al XIII secolo. Queste avevano una funzione sia di avvistamento che di fortificazione ed erano costituite da diverse strutture, tra cui la più importante è una torre a base quadrata che si trova all'interno del campo trincerato e che aveva anche la funzione di faro. Questa torre era recintata da un muro di cinta che aveva però un perimetro totale più piccolo rispetto al perimetro originario. Nella seconda metà del XIII secolo il monastero fu dedicato a Santa Chiara, periodo in cui concise l'insediamento dell'ordine delle Clarisse. Le Clarisse vi rimasero fino al 1346, quando il monastero fu completamente devastato e distrutto dai successivi assalti da parte del Duca di Fondi Nicola Caetani, e questa distruzione del monastero gli costò anche la scomunica da parte del Papa Clemente VI. Le Clarisse furono poi trasferite nella chiesa dell'Annunziata, dove vi rimasero fino al 1537, e il monastero invece fu completamente abbandonato dalla fine del 1500. If I stayed too long, I'd probably break down and cry.